Un saluto a tutti i telespettatori di questa nuova puntata della rassegna stampa di Le Fonti Legal TV, che come già saprete si propone di effettuare una veloce rassegna sul contenuto dell'omonima rivista Legal dedicata al mercato legale e diretta da Angela Maria Sculica, che potete trovare nel tradizionale formato cartaceo ogni mese in edicola o nel formato digitale online. Come di consueto, la puntata ovviamente si concluderà dandovi ulteriori informazioni su quelle che saranno le prossime tappe delle Fonti Awards, nelle date rispettivamente del 25 di maggio, data cerimoniale dedicata interamente ai penalisti, e il 31 di maggio, data dedicata invece al Labour. Iniziamo a leggere insieme i titoli e soffermandoci sul contenuto degli articoli più salienti della rivista presente in edicola attualmente del mese di aprile. Questa, andiamo a vedere insieme la copertina, una copertina tutta al femminile dedicata a Claudia Ricchietti, responsabile della direzione legale e societaria di ANAS, che ci parla della riorganizzazione interna appunto di ANAS. Andiamo a leggere insieme il titolo: la riorganizzazione interna di ANAS con l'ingresso del gruppo in Ferrovie dello Stato continua il progresso di ristrutturazione che ha portato ad una internazionalizzazione degli incarichi, a investimenti in nuove tecnologie, ad una maggiore attenzione alla tutela aziendale. Proseguendo avanti, l'articolo di richiamo della copertina lo possiamo trovare all'interno della rivista nella sezione protagonisti a pagina 10. Io leggo naturalmente il titolo: ANAS, così prosegue il riordino del gruppo. Con l'ingresso in Ferrovie dello Stato italiane continua il processo di ristrutturazione interno che ha portato ad una internazionalizzazione degli incarichi, investimenti in nuove tecnologie, ad una maggiore attenzione alla tutela aziendale, come già detto. Claudia Ricchietti ovviamente ci parla, parla ai nostri microfoni, ai microfoni della redazione di Le Fonti, la quale parla anche del delicato problema dei reati legali al settore delle infrastrutture e degli appalti e su come si è organizzati appunto per prevenirli. Leggendo velocemente un estratto dell'intervista, la stessa protagonista afferma: è stato rivisto il sistema delle deleghe e delle procedure per ogni atto che abbia un effetto anche solo parzialmente economico per la società. È necessario il coinvolgimento e l'autorizzazione di più funzionali aziendali. Inoltre afferma: la parte delle gare è stata centralizzata e quasi completamente digitalizzata allo scopo di rendere non manipolabili le offerte. Infine è stato avviato anche un progetto per la realizzazione di due banche dati interne che raccolgono e sistematizzano le sentenze. Continuando avanti, ovviamente parla anche di un importante progetto realizzato da ANAS, il quale è la cosiddetta Smart Road, ovvero le strade intelligenti, un progetto che consente il controllo delle infrastrutture, interventi immediati e anche guida sicura. Proseguendo avanti, andando appunto a vedere un attimo il sommario, come potete vedere sono elencate le varie sezioni, abbiamo scenari, protagonisti, mercati, business, penale, fisco, banking and finance, imprese, lavoro, e infine la rivista si conclude con la sezione professione avvocato. Nella sezione, proseguendo in ordine, nella sezione scenari, siamo a pagina 6 della rivista. Vi è un articolo dedicato all'ordinamento penitenziario, alla riforma dell'ordinamento penitenziario, una riforma, leggo il titolo: ordinamento penitenziario, una riforma per migliorare le carceri. Dal Consiglio dei Ministri è arrivato il primo via libera al provvedimento, che ora però dovrà passare al vaglio di una nuova maggioranza parlamentare non favorevole al testo. Approvazione definitiva invece per le modifiche alla procedibilità dei reati. Successivamente passiamo adesso invece nella sezione mercati e business. In questa sezione troviamo questo mese l'articolo relativo al dossier di approfondimento realizzato dalla redazione delle Fonti Legal sul mercato legale dell'energy. Andiamo ad leggere il titolo: la classifica, gli studi legali in prima linea nell'energy. Il settore è trainato dalle operazioni di M&A e finance e dentro il 2030 il 55% di energia sarà prodotto da fonti rinnovabili. Proseguendo, l'articolo si apre in tal modo: energy trainato da M&A e finance, la maggior parte delle operazioni che hanno caratterizzato gli ultimi mesi del settore sono state infatti acquisizioni di aziende o di attività di impresa o rifinanziamenti ottenuti tramite emissioni obbligazionarie e collocazioni di green bond.
Questo è il quadro, diciamo, quantomeno che ne emerge dalle indagini fatte dalla nostra redazione relativamente al mercato dell'energy e il mercato legale dell'energy. In particolar modo, adesso andiamo a vedere quindi dunque quali sono gli studi legali più attivi, che risultano essere più attivi nell'ambito dell'energy nel periodo di tempo che è stato preso in considerazione, ovvero da ottobre del 2017 a marzo del 2018. Le operazioni di energy che sono state prese in considerazione, quindi tutta la documentazione che è stata raccolta da parte del centro studi, riguardano le operazioni divulgate da parte degli stessi studi legali e i cui criteri e ogni singola operazione è stata ovviamente ponderato sulla base di tutta una serie di criteri, quali la tipologia dell'operazione, il relativo controvalore, il cliente, la composizione dei team coinvolti nell'operazione e infine anche le tecniche legali utilizzate. Sulla base di queste valutazioni poi abbiamo così riassunto quelli che sono gli studi legali che sono stati più attivi nell'ambito del periodo di tempo considerato. Ecco che possiamo vedere dal grafico quelli che sono stati i migliori studi legali in questo periodo. In prima posizione troviamo Gianni Origoni, Grippo Cappelli e Partners, che copre il 16,3% del mercato dell'energy. Poi a seguire anche in ottima posizione Legans, il quale copre il 14,9% del mercato. Lo stesso studio legale ha concluso 30 operazioni con un controvalore complessivo di oltre 3 miliardi di euro. A seguire infine Bonelli Erede, che copre il 10,5% del mercato. In quarta posizione Watson Farley Williams, il quale copre un 6,9% di mercato con un controvalore che supera il miliardo di euro. Questi quattro studi legali complessivamente coprono oltre il 40% del mercato energy. Mentre andiamo a vedere invece quali sono gli studi legali che invece hanno perso terreno proprio in questo ambito. In prima posizione, le prime due posizioni sono coperte da Clifford e Assurance, i quali rispettivamente coprono meno dell'1% del mercato complessivo. Poi in quarta posizione troviamo invece Norton Rose, il quale copre l'1,8%. Stesso discorso vale anche per Pavia e Ansaldo, il quale ha concluso copre l'1,8% del mercato dell'energy, chiudendo 21 operazioni significative con un controvalore complessivo di 300 milioni di euro. Naturalmente all'interno della questa classifica poi la troverete pubblicata anche sul Sole 24 Ore come di consuetudine, così come tantissime altre novità e iniziative di Le Fonti nella pagina Norme e Tributi ogni mercoledì sul appunto Sole 24 Ore. Poi ovviamente proseguendo avanti nell'articolo di riferimento all'interno della rivista Legal troverete diversi grafici sempre nell'ambito del mercato legale dell'energy e lo stesso articolo poi si co conclude anche con una tabella in cui sono riportate quelle che sono alcune delle operazioni più significative degli ultimi 12 mesi relative proprio al mercato energetico. Passando avanti abbiamo la sezione penale e fisco. Nella sezione penale e fisco si parla diciamo della riforma che ha coinvolto, travolto i reati penali e tributari. Andiamo a leggere il titolo: Reati penali e tributari, cosa è cambiato con la riforma? Migliorare il coordinamento tra i procedimenti penali e gli accertamenti fiscali e razionalizzare il sistema. Questi gli obiettivi del nuovo impianto normativo che con l'introduzione del reato di autoriciclaggio ha favorito la riduzione degli illeciti e il controllo dell'evasione fiscale. Proseguendo nella sezione Banking and Finance invece troviamo un articolo dedicato all'antimafia e terrorismo. Leggo il titolo: La cooperazione internazionale contro la criminalità organizzata. Un articolo dedicato ad un'intervista che è stata realizzata da Le Fonti Legal a Franco Roberti, già procuratore nazionale antimafia, che ci illustra come si sviluppa l'azione di contrasto alle associazioni criminali. Proseguendo oltre, nella sezione imprese e lavoro invece si parla ancora una volta di trattamento dei dati e di privacy. Leggo il titolo: Trattamento dei dati, la rivoluzione della privacy. Il 25 di maggio entra in vigore il nuovo regolamento europeo. Le aziende sono chiamate ad adeguarsi alla normativa, pena sanzioni che possono arrivare al 2% del fatturato. Secondo gli avvocati, il cambiamento avrà una portata senza precedenti. Concludendo, come anticipato in apertura.
Concludo la puntata dandovi alcune anticipazioni su quelle che saranno le prossime tappe delle Fonti Awards. La data del 25 di maggio è la data cerimoniale che sarà dedicata interamente ai principi del foro, ai penalisti, mentre il 31 di maggio in Borsa Italiana sarà dedicato un'intera giornata al Labour. In particolar modo, leggo qui l'uscita sul Sole 24 Ore, la giornata del 31 di maggio, come potete vedere in sovraimpressione, si aprirà la mattina con Lecce Forum dal titolo Capitale Umano tra Smart Working e Digital Innovation, con la partecipazione anche di Salvatore Trifirò, che sarà presente, sarà tra noi. La mattinata prevede diverse tavole, vi leggo i titoli di alcune delle tavole che si terranno nella mattina del 31 maggio in Borsa Italiana a Milano. La prima tavola è una tavola rotonda dedicata al nuovo regolamento europeo per il trattamento dei dati personali. La seconda tavola invece sarà dedicata alla formazione continua e allo smart working, due importanti opportunità per le aziende e per il lavoratore. Ed la terza tavola invece è una tavola rotonda dedicata alle politiche di welfare e alle ricadute in termini di produttività. La giornata delle Fonti Awards del 31 di maggio si concluderà con la cerimonia nel serale, con la cerimonia delle Fonti Awards, come già detto, dedicato al diritto del lavoro, che vedrà quindi premiati i più importanti giuslauristi del mercato nazionale italiano. Potete trovare maggiori informazioni sui nostri eventi sul sito www.lefontiawards.it e anche leggendo il Sole 24 Ore, come già detto, ogni mercoledì nella sezione Norme e Tributi riportiamo tutte quelle che sono le nostre iniziative, sia legate alla televisione di Le Fonti TV, sia legati agli eventi. Per le autocandidature invece potete fare riferimento al seguente indirizzo email che trovate sopra impressione, ovvero premio@lefonti.it. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento su Le Fonti TV. Grazie per essere stati qui con noi.